Io voglio mandare un grande abbraccio a un'amica di tutti noi, Valeria Fabrizi, l'amatissima Suor Costanza, nella serie Che Dio ci aiuti. Perché le mando un abbraccio? Perché in questo momento è sotto shock, perché ha subito un furto incredibile in casa sua, qui vicino a dove siamo noi, in quartiere di Roma. Le hanno portato via beni per 200.000 euro, lei per fortuna non era in casa. Mara Pannone è lì pronta, tra poco sentiremo la figlia, Giorgia Giacobetti. Intanto ricostruiamo questa brutta storia che fa male documentare in un momento così difficile. Guardate. Svaligiato da ignoti in pieno giorno, nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, l'appartamento di una delle nostre attrici più amate. Per fortuna non era in casa Valeria Fabrizi, la nostra Suor Costanza, quando i ladri sono entrati, forzando la porta d'ingresso, messo a soqquadro l'appartamento, rotto mobili, aperto cassetti, rubato beni per 200.000 euro. Gioielli, orologi, preziosi, i ricordi di una vita legati alla storia d'amore con il marito Tata Giacobetti e al famoso gruppo del quartetto Cetra, sottraendo quindi anche oggetti che appartengono alla nostra storia musicale. Uno shock per l'attrice, che è riuscita poi a dare l'allarme e a chiamare la polizia. I furti se ne sentono, sì, forse perché è un quartiere benestante, magari fa più gola alla criminalità, penso. Non si tratta di un caso isolato, un quartiere residenziale, la Balduina, preso di mira nelle ultime settimane dai cosiddetti topi da appartamento. E difatti ci siamo chiusi in casa. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, però purtroppo bisogna sempre cercare di difendersi chiudendo tutto, mettendo le grade, allarmi. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi, la nostra amatissima Suor Costanza. E allora andiamo lì in diretta con Mara Pannone, c'è Giorgia Giacobetti da voi. Mara. Sì, 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 Alberto, Giorgia è con noi, la ringrazio perché è un momento veramente difficile. Certo, stiamo raccontando questa Valeria. Vicenda, questa. Come sta innanzitutto tua mamma? Sta ancora scioccata, un grande dolore. Perché sono entrati i vandali, mi dicevi, in casa sì, sua. Sì, sì, sono entrati dei vandali, al di là del oltre, veramente non ho mai visto una cosa del genere. Lei poi è arrivata a casa da sola, dal set, mi ha chiamato piangendo, corri, 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 e quando sono entrata in casa non ho mai visto una cosa del genere, mai. Cioè c'era praticamente una casa sconvolta, sembrava se ci fosse stato un terremoto, un uragano, tutto in giro, tutto per terra, tutto sporco, tutto sui letti. Tutte le stanze, tutto, dallo studio alla cucina, non hanno risparmiato una stanza. Mi dicevi che oltre ai preziosi e ai gioielli hanno rubato anche i regali di nozze, sì, cioè ricordi legato, veramente di una vita. Papà. Infatti, oltre a. Esattamente, infatti la cosa più dolorosa per lei è stato la parte, anche a parte il discorso economico dell'anno, ma le cose affettive. C'erano tutti i regali di papà, noi e mamma la tradizione a Natale di tirare fuori un servizio con tutti dei sottopiatti d'argento, delle posate particolari con le quali eravamo abituati a fare il Natale con mio padre. Quelli li hanno presi tutti. Oggetti quindi che hanno non colpito, si no, che non si no, possono sostituire. Non hanno valore proprio perché sono legati alla famiglia, a dei ricordi, cose che non tornano più. Giorgia. Ha avuto tra l'altro un gran coraggio. Sì. Sì, ha avuto coraggio, no? Sì. Certamente, no? Mi stavi raccontando. Perché? Sì. Sì, sì. Coraggio pazzesco, perché ha fatto tutto lei che ha chiamato il 112. Io peraltro colgo l'occasione, ma mi sembra doveroso, perché noi abbiamo avuto un supporto da parte della stazione di polizia di Montemario, qui di Belsito, che ringrazio, perché certo, sono bravissimi, tutti dei ragazzi giovani, super disponibili, anche umanamente veramente delle grandi persone. È molto quindi importante in questi casi, anche oltre a quello che poi è il loro lavoro. Allora io, Giorgia, ti mando un grande abbraccio, soprattutto mando un grande abbraccio alla nostra grazie amica Valeria. Io l'aspetto grazie qui non appena si sarà ripresa da questo brutto shock. Grazie Mara Pannone.